Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Science che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Science alla regia e vi aspettiamo su www.radioscience.it. E ora si parte, via! E buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioScience.it. Ritorniamo come ogni giovedì sera, ogni giovedì, come se ogni giovedì fossimo stati sempre presenti, qui su RadioScience.it, appunto, dove dalle 22, cioè da adesso, fino alle 23 circa andremo un pochino a raccontarvi chi si nasconde dall'altro capo della rete, quali pagine social, quale amministratore di pagine social avremo qui questa sera, in questa diretta di Social Evolution, come anche vi anticipavo questa sigla che ormai è un anno che ho promesso di cambiarla, ma non so se mai lo farò. Detto questo, in questa bella oretta andremo a vedere chi ci ha portato Facebook in questo caso. Tra l'altro scopriremo che è un personaggio che ci è stato referenziato da un ospite, ma lo diremo tra pochi istanti. Io passo subito la parola, come di consueto, al grande grosso Science, che immagino che vorrei dare anche tu il ben ritrovati questo giovedì sera. Ciao Staiuz, come stai? Ciao Luca, buonasera a te, buonasera all'ospite, buonasera a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando e che non ci stanno ascoltando. Scherzi a parte, sto benissimo. Questa è una serata piena, oggi ho lavorato tantissimo in radio, devi sapere, ho preparato tanta di quella roba. Cos'è? E stasera vi farò ascoltare anche dei brani musicali molto 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 belli. Allora, mi dai tu il via quando posso partire con la mia solita lista? La mia solita lista della spesa. Benissimo. Va bene. Sai che questa lista si sta aumentando, quindi si celere. No, scherzi a parte, non vorrei sottrarre troppo tempo all'ospite, quindi parti subito con la tua solita lista. Bene. Allora, cari amici, dovete sapere che quando noi andiamo in diretta lo facciamo, insomma, alla grande, perché abbiamo un bellissimo network, quindi siamo in diretta anche sulle web radio, come Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Modena Nui Radio sempre da Modena, ovviamente oltre a Radio Sai c'è Radio Science Classica. Per quanto riguarda la web tv, siamo presenti sia sul nostro canale, sul sito radioscience.it, che sul nostro canale YouTube Radio Science e sulla pagina Facebook. Con questo è tutto, ti rigiro la linea, vai Luca. Perfetto, ricordiamo anche che non siamo soli, e te praticamente anche l'ospite, ma c'è ovviamente Testa di Caso che ti dà una mano alla regia e che questa sera avrà il compito, tra le altre cose, anche di passarmi i messaggi delle varie chat. Ricordiamo che le chat, come dicevi, come diciamo poc'anzi, sono presenti sia su radioscience.it sia sulla pagina Facebook ai commenti del video. Detto questo, siamo stati telegrafici, caro Science, proprio perché vogliamo un pochino andare a conoscere chi è costui questa sera. Ricordiamo che è stato referenziato da quei due matti dell'insolenza di R2D2 che appunto mesi fa ce l'hanno consigliato. Ricordiamo che erano loro due ragazzi che avevano creato appunto questa pagina che andava un pochino a raccontare, anzi diciamo che verteva, usiamo un termine un po' più aulico, vedete appunto tutto ciò che era attorno a Star Wars, appunto. Cambiamo completamente, non è nulla di spaziale, passiamo a qualcosa di un pochino più letterario, se vogliamo, questa sera, ma non ve lo presenterò io, si presenterà da solo, quindi io do subito la parola a Gerardo. Ciao Gerardo, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, buona serata a tutti. Come dicevamo poco fa, tu conosci questi due matti. Perché conosci questi due pazzi, prima cosa? Allora, io conosco sia Gaetano che Michele soprattutto per il fatto che sono nel mio stesso paese, e vorrei ringraziarli innanzitutto per aver
per avermi referenziato in un qualche modo. Che hai combinato per farti referenziare? Non Ah, lo vogliamo sapere. O sei pazzo come loro, oppure non lo so. no, no, meno pazzo di loro. Va bene. Insomma, tu invece fai tutt'altro. Noi magari qualcuno potrebbe pensare che anche tu racconti o comunque posti qualcosa inerente appunto a Star Wars, invece tu fai tutt'altro. Hai fatto una pagina, come si chiama questa pagina? Allora, la pagina è su Harry Potter, si chiama Fa male morire, è più veloce che addormentarsi. Sì, dimmi pure. No, è molto differente comunque dalla pagina dei due matti, perché loro hanno uno stile unico, cioè hanno un'originalità in creare alcuni meme che è invidiable. A me Sono in io, gamba, sono in gamba. sì, assolutamente. Una cosa Io però, scusami, che mi ha colpito nella tua pagina è proprio il nome della pagina. Vabbè, è lunga effettivamente, però sì. Beh, è lunga perché c'è un motivo dietro. Va a citare, esatto, che momento va a citare, ecco. è un momento molto fondamentale per, diciamo, nella saga. Lo troviamo alla fine dell'ultimo film, dell'ultimo libro. È fondamentale perché abbiamo l'incontro di Harry con tutte le persone che sono state sacrificate per arrivare poi alla parte finale della storia. E quindi viene lui che incontra appunto le persone che sono morte e avviene questo scambio, questo colloquio molto breve col suo padrino che gli dice appunto, chiede al padrino, chiede, fa male morire e lui gli risponde più veloce che addormentarsi, perché appunto questi vengono in un certo modo a spronarlo, a dire vai a fare quello che devi perché servi diciamo, Sì. Esatto. per la fine poi della storia. Diciamo, è una scena sicuramente una delle più importanti della saga, Esatto, uno no, degli infatti avvenimenti. io che ho seguito Harry Potter non leggendo i libri, essere sincero da questo punto di vista, ma con i film, come penso molte persone, ma anche se effettivamente questi libri della Rowling hanno riscosso un successo mondiale. Su questo c'è poco da dire. E una cosa appunto che mi aveva colpito era anche il nome della pagina, perché effettivamente è solamente per È un chi. nome molto originale, Sì. perché io all'inizio non avevo minima idea di voler creare una pagina, è successo tutto per caso, come diciamo nella maggior parte delle volte. E quando decisi, mi sono detto, devo trovare un nome che sia differente, visto che comunque ci sono moltissime pagine di Harry Potter su Eh sì. Facebook, ce n'è un'infinità. Feci molta attenzione, diciamo me lo studiai, il nome è studiato. Per trovare qualcosa di originale che possa essere anche comunque molto ma molto importante per la saga. Eh sì, perché sennò effettivamente va a finire che dopo è come tutte le altre pagine e quant'altro, mentre questo Sì, mi sì. ha colpito anche per questo motivo. Ridendo e scherzando. Così passiamo un pochino più dal lato anche pratico, se vogliamo, così, visto che dobbiamo raccontare questa, innanzitutto, raccontare questa pagina, a distanza di. Ah, giusto, non ti ho neanche detto quando, io so quando lei l'hai creata questa pagina perché me lo sono andato a leggere, però questa pagina non è che c'ha 5 anni o 3 anni, No, e di no, fatti. assolutamente. Esatto, quando l'hai creata questa pagina esattamente? Allora, è stata creata il 1º luglio del 2015. Questa è tipica giornata, no, estiva in cui gli esami Esatto. stanno finendo o cose del genere, no, Sì. e quindi ti sei cimentato in questa pagina e sei arrivato a un numero ragguardevole di like, di fan, insomma, Sì, della. quasi 27.000. Che sappiamo tutti cosa vuol dire, insomma, comunque 27.000 persone che comunque a cui piace la tua pagina. Sì. Poi magari non tutti i 27.000 ti seguiranno 24 ore al No, giorno, però assolutamente. sicuramente da quello che ho potuto vedere in queste settimane in cui insomma mi sono cimentato a girare appunto nella tua pagina, nei vari post e quant'altro, il seguito, diciamo, quello zoccolo duro di persone
persona che ti segue, che ti sostiene, che contribuisce anche, penso, ai tuoi post, effettivamente c'è. In Sì, questa pagina si chiama. c'è una buona parte di gente che comunque apprezza e continua, diciamo, è costante nell'apprezzamento. Ricordiamo che in questa pagina siete in tantissimi, ci lavorate, vero? Sì, ho un team dietro. Un Naturalmente team. no. Sì. Sei solamente tu Sì, praticamente che manda sono l'unico avanti il lavoro. Armin. Esatto, sì. Ho cercato diciamo, qualche altro collaboratore Sì. insomma, per la gestione, però sono un po' selettivo, devo fidarmi molto per lasciare qualcosa a qualcun altro, quindi La tua creatura non ti va sì, che esatto, sembra esatto, molto il Gollum che dice il il mio mio tesoro, tesoro. esatto. Esatto. Tanto è bello come dicevi il mio tesoro in accento barese, il mio tesoro. È No. bello. No, scherzo. Tornando invece a noi, una cosa che non ho detto e che anzi devo ricordare, Saius mi ha ricordato, non abbiamo dato il contatto WhatsApp in tutti questi contatti che abbiamo dato, sempre questa è una piccola comunicazione di servizio, ci potete scrivere anche su WhatsApp al 393 788 0195, così avete il quadro della situazione. Una cosa che Saius non mi ha scritto e quindi non so se dirlo è se ci possono chiamare. Dimmelo tu se dare o non dare il numero, caro No, Saius. non ancora. Non ancora. Tu ogni tanto metti questo numero, perché un giorno voglio provare a comporlo questo numero e vedere chi risponde, perché mi sembra tipo il vicino di casa, non lo so perché c'è questa cosa. Comunque mi farei sapere tu. Gerardo, prima di riprendere a fare una chiacchierata, scusa, condurre direttamente la trasmissione, faccio condurre tra virgolette alla chat, ovvero qualche ascoltatore in questo momento sta facendo una domanda. Federico ci chiede domandine per l'ospite. Tanto saluto Federico perché è un nostro assiduo ascoltatore. Ciao Federico. Ciao Federico. Domandine per l'ospite: come deve essere il collaboratore che cerchi? Ecco, questo arriva subito a gamba tese, Oh, è un'ottima domanda. No, eh? Subito in difficoltà qui. è pertinente perché io, diciamo, ho bisogno di qualcuno che deve essere molto originale nella creazione di contenuti. Voglio trovare qualcuno molto simile a quei due matti dell'insolenza, soprattutto uno dei due che ha un'originalità che io non ho. E quindi ho bisogno di qualcuno che sia. Che dia alla pagina una svolta molto più originale e divertente, ecco. Quindi, Perché che naturalmente sì. alla base la conoscenza dei film, dei libri, deve avere un minimo Preparazione, di no? Un po' preparazione, come, certo. esatto. No, effettivamente l'ho notata sta cosa. Vabbè, adesso diamo un po' di spazio anche alla musica, se è chiaro, perché siamo poi. Però l'ho notata anch'io sta cosa, che bei post, perché sono, si vede che c'è voglia di fare, c'è conoscenza e quant'altro. Forse è vero, forse manca quel pizzico di ironia che spesso Esatto. troviamo in altre pagine che magari hanno dei bei numeri. Ci arriva una domanda sempre dalla chat. Grazie intanto a testa di casa in regia che mi passa appunto le comunicazioni. Michele ci dice: come ti è venuta l'idea di creare la pagina? Ci pensavi già da un po' o è stata una cosa improvvisa? Cioè, come se tipo caduto dal scivolato, urtato la testa e allora no, com'è No, stato? no, è stato tutto casuale, come ho detto prima, non avevo la minima intenzione io di. Ero molto appassionato, sono sempre stato molto appassionato, però l'idea mi è venuta sul pullman, quindi non ne ho proprio. Non. È data al caso, assolutamente. Mannaggia, questi pullman sempre in ritardo, guarda che guai che combino. Senti, abbiamo Gaetano dell'Insolenza che dice: dato un collaboratore a quell'uomo. Esatto. Un Adesso devono saluto. fare una meme. Esatto, no, veramente, diciamo che loro, visto che sono, come dicevi anche tu poco fa, sono abbastanza carismatici da questo punto di vista, fate una bella meme qui, date un collaboratore. Un saluto a tutti dai due matti dell'insolenza di Radio D2, fantastici. Caro Gerardo, visto che è passato un quarto d'ora, quindi è giusto dare anche un pochino spazio
anche alla musica, visto che effettivamente siamo anche una radio, pare, quindi qualche brano musicale lo dobbiamo mandare. Questa sera il caro Staiuz ci ha selezionato, attenzione ai verbi che uso, selezionato quest'artista pescato in quel mare magnum di Giamendo.com. Ricordiamo sempre che su Giamendo ci sono brani sotto licenza Creative Commons, che è libera e fruibile a tutti, e quindi ci danno la possibilità appunto di girarli qui su Radio Science e farli anche conoscere appunto ai nostri ascoltatori e non solo. Prendo fiato. Detto questo, quindi il primo brano di questa sera, e immagino che l'artista ci accompagnerà, Science, correggimi se sbaglio, per tutta la serata, Certo, è certo, Berkeley. certo, certo. Però volevo dire una cosa prima di questo. Mi hai fermato a metà. Ok, prego. No, volevo Dici, dire, Science. dato che non era preordinato, non ci avevo pensato prima al sito, no, stavo rispondendo a Gerardo. Cioè, dicevo, secondo me l'ha studiato 24 ore al giorno su 24 la cosa. Ah, stai Mi parlando viene della. sto Scusa, no, dubbio. traduco quello che dice Saiz Geraldo, che a volte il suo messaggio non arriva. No, lui diceva, Saiz, tu hai detto poco fa che la pagina l'hai creata per caso sul pullman, ci pensa. Mentre Saiz è convinto invece che non sia così, lo dovremo Allora, convincere il contrario. Dimmi. dico solo una cosa, poi magari ne parliamo meglio dopo. La parte studiata è tutta quella che viene dopo. Quindi, appena creata, io non avevo minima idea di cosa farne. Subito dopo è arrivata tutta la parte ben architettata e studiata. Ah, perfetto, vedi Zaiz, subito ti ha risposto per le rime. Perfetto, È giusto che sia così. beh, è giusto. Allora, passiamo subito al brano della serata, prima che Zaiz mi interrompa di nuovo. Ascolteremo Berkeley Malin con Beauty in the Wild. Cacchio, la mia pronuncia in inglese, sai, sta facendo passi da gigante. Tu Sì. scherzi, ma. Anzi, poi abbiamo Geraldo che mi potrà dare qualche dritta. Parano parutito e vai. Everywhere I go, I see heads in the sand and the slabs on the land in supply and demand. Everywhere I go, I hear buses in the storm and the paper being torn by the sword of the scorn. I keep waiting for Thoreau to push me out the door. But these winter nights are cold, so I guess I'll wait some more. Take me back to the time when the innocent child remembered how to smile at the beauty in the wild. Everywhere I go, people living out their dreams, coming part at the seams and the way behind the means. Everywhere I go, sons rude to the mother, one hand out to the brother while they take him with the other. I'll keep waiting for Thoreau to push me at the door. But these winter nights are cold, so I guess I'll wait some more. Take me back to the time when the innocent child remembered how to smile at the beauty in the wild. Push me at the door, but these winter nights are cold, so I guess I'll wait some more. Take me back to the time when the innocent child remembered how to smile at the beauty in the wild. E ritorniamo in diretta, caro Saiz, caro Gerardo, sempre qui con Social Evolution, in questa sera in cui stiamo conoscendo. Penso che questa sia la prima puntata in cui abbiamo ospite una pagina, anzi un amministratore di una pagina, che tratta, Amen.
Harry Potter, perché effettivamente poi è quello l'argomento centrale. Innanzitutto vi chiedo agli ascoltatori una domanda retorica, poi questo: se vi è piaciuto l'artista che sai se vi ha selezionato, ovviamente sì, perché se no sai poi si offende. E tra l'altro me ne parlano abbastanza bene, adesso poi cercherò di conoscerlo meglio. Chiusa parentesi musicale o pseudo musicale, tornando invece a Geraldo, che appunto ci stavi raccontando come è nata questa pagina, perché mi è venuta una domanda, un dubbio: ma tu prima di questa pagina quindi non avevi mai gestito, diciamo, sotto il profilo social, pagine non per forza simili a questa, ma anche solo pagine Facebook? No, no, assolutamente. Io ho imparato grazie a questa pagina. Quindi non sei partito, perché sai, talvolta ci capitano situazioni in cui di fatti c'è quasi un percorso, no? Prima sì. Avevo quella pagina, però poi ho cambiato, poi qui, poi là. Alla fine tu invece ci sei partito e 0-100 sei arrivato a gestire ti sei fatto anche un bel seguito e sta andando a gonfie vere, questo ci piace. Rapporto con i fan come lo vedi? Nel senso che io sono andato un po' a scurrisare. C'è un bel dei bei fan, diciamo la verità, nel senso che non vedo quasi mai qualcuno criticarti, o sbaglio? No, su questo non c'è nessuno, devo dire la verità, non ho mai trovato nessuno, anche nei commenti, magari quando si parla di magari posto qualche immagine che non è proprio inerente ai libri o ai film, e quindi magari è qualche headcanon, ovvero qualche storia scritta successivamente, sempre tratta dai libri e dai film. Sì. Non, o qualche volta viene criticata perché magari, essendo fuori storia, non è stata scritta da J.K. Rowling, però nella sì. maggior parte dei casi è sempre non ricevo critiche, non ricevo solo apprezzamenti, quello è poco ma sicuro. Beh, bella questa cosa. E sempre per quello che riguarda i fan, perfetto discorso critica, anzi meglio così. E per quello che riguarda invece una presenza un po' più proattiva, nel senso si fanno sentire, propongono qualcosa, questo lo chiede Federico in chat. Ecco, questa è una domanda, una bella domanda, perché li vedo comunque li vedo attivi, ma nel loro compito, ecco, perché una volta sì. il primo di gennaio, nei primi giorni di gennaio, ho creato il gruppo anche inerente alla pagina. Ah, bene, bene. Sì, e devo dire comunque che mi aspettavo un'attività maggiore, un coinvolgimento maggiore nel gruppo, sì. trasportato naturalmente dalla pagina. Però magari siamo ancora all'inizio, comunque sono passato un mesetto, quindi diamo i tempo. Sì, esatto, magari è stato anche poco pubblicizzato da me, quindi. No, cioè, anche perché insomma, quindi adesso tu non hai solo la pagina, ma devi anche gestire il gruppo. Cioè, io ero partito con l'idea di voler gestire la pagina Facebook e associarci subito un canale YouTube, come già c'è. Infatti all'inizio, nel primo anno di gestione, cercavo comunque di inserire dei contenuti nel canale YouTube, in modo tale che comunque la gente avesse più materiale disponibile. Poi sì. diciamo, pian piano, il tempo comunque, con un tempo limitato, ho limitato anche il canale YouTube, pensando di più alla gestione della pagina, che comunque è impegnativa. Certo, no, è tanta roba. A proposito, anonimo, non so come si chiami, magari dai, presentati, lo dico all'ascoltatore, ci dice: dove si può accedere al gruppo? Ecco, il gruppo per facilitare l'accesso è stato chiamato come la pagina, solo che dopo ho inserito il numero 2, quindi proprio nel modo più facile possibile. Sì, esatto, sto guardando, infatti adesso sto guardando anch'io, tra l'altro, vedo gruppo chiuso, basta cliccare, poi immagino che tu accetterai. Sì, esatto. No, infatti sto guardando, è facilissimo, effettivamente, non ci si può sbagliare. Sì, ho voluto proprio evitare qualsiasi tipo di difficoltà nel trovarlo, il gruppo, proprio per avvicinare le persone al gruppo. Io ho avuto l'idea soprattutto per i fan, in modo tale che i fan potessero condividere materiale,
potessero condividere opinioni, potessero condividere qualsiasi cosa Certo. nell'ambito di Harry Potter. Sì, ti chiedo una cosa, dai, adesso una domanda un po' più personale, tra virgolette, diciamo che la prendo larga. Rimaniamo sul tema Harry Potter. Quale libro, questa domanda classica, ma era da fare, quale libro ti piace di più? Ecco, io mi sbilancio molto facilmente, devo dire la verità. A me è sempre piaciuto il terzo più di tutti, perché il terzo sembra molto un libro nel mio parere, un libro di transizione. Cioè si vede questo inizio che viene comunque riservato a un pubblico di ragazzini, bimbi, adolescenti. Con il terzo incomincia a prendere un piede un po' differente. Allora, facciamo Quindi così. Io che sono, vorrei dire, sopra di ignorante, dai, non voglio buttarmi così giù. Diciamo che come ti diciamo anche il Furiondo non l'ho letti, ho solo visto i film, mea culpa. Però correggimi se sbaglio, ma il terzo, adesso dirò una cosa che mi impiccherete, ma il terzo è quando muore alla fine. Come si chiama quell'attore? Adesso non so il nome del no, personaggio, non è quello. Ok, perfetto. ti dico già di no. Ah, giusto. Ok, perfetto. Allora, l'importante è aver capito, hai Ecco, capito? Così capisco hai quale non è. evitato. Allora, sbaglio, è già tardi, l'ho già preso in pieno. Ok. No, giusto perché sai, devo anche io fare un pochino di mente locale perché mi sono Sì, anche andato a certo. guardare. Devi sapere che mi sono anche andato a guardare un pochino Harry Potter in sé, no? Quando è nato, tutte le varie vicissitudini, però effettivamente, sai, la storia è lunga. La storia è Sì, veramente lunga. assolutamente. Ho avuto, diciamo, la fortuna tra una cosa e l'altra di vedere i film sia dal primo all'ultimo, quindi diciamo che da questo punto di vista ho una preparazione di base, diciamo così. Intanto ci dice un anonimo che il terzo libro è stato quello in cui la Rowling si è resa conto che si stava appassionando ai suoi racconti una fascia d'età superiore a quella aspettata. Beh, diciamo che da questo punto di vista abbiamo anche il contributo alla chat che ci fa piacere, Sì, ma grazie. lo si legge proprio, cioè è una cosa che man mano che prendi il libro in mano la noti tu stesso, quindi noti proprio il cambiamento. Esatto, e dai, faccio un'altra domanda abbastanza banale, ma perché sono quelle che mi devo togliere dalla scaletta. No, scherzo a parte. Harry Potter ti ha accompagnato praticamente da quando sei nato. Ricordiamo anche quanti anni hai, che non l'abbiamo detto, Geraldo. 21. Quanti anni? 21, e così chiudiamo anche la parentesi personale. Nella vita tu mi dicevi che Studio a esatto. Bari. Perfetto, quindi studi lingue, infatti prima scherzavamo col brano in inglese perché dicevo magari ci puoi dare qualche consiglio sulla nostra pronuncia. Comunque, a parte questo, dicevo, Harry Potter insomma ti ha accompagnato da subito praticamente, da quando sei nato, con i testi, con i libri, e non so, i film e quant'altro. Il personaggio che più ti ha appassionato, non mi dire Harry Potter chiaramente, il personaggio che più ti ha appassionato, a parte il protagonista, chi è? Se vuoi, diciamo, nell'universo di Harry Potter o facendo una distinzione tra libri e film, cosa diciamo in generale? Dai, facciamo in generale, oppure se vuoi dividimi anche le due cose, magari il film può averti appassionato un personaggio e il libro Allora, un altro. per il film diciamo che è un po' la storia è un po' differente perché comunque hai l'attore Sì. che ti può trascinare. Tipo involved, sì. Sì, esatto. No, cioè, domanda, questa è difficile, a differenza delle altre, perché non ho diciamo, qualcuno preferisco a differenza degli altri. Magari ci sono state delle trasposizioni che sono state veritiere o con delle interpretazioni magnifiche. Con questo si può vedere, per esempio, con Pito, con il Sì. professor Pito, che ha avuto una trasposizione eccezionale. Però Sì. se dovessi rispondere comunque alla tua domanda, mi metteresti un po' in difficoltà. Adesso non saprei darti una risposta precisa. Oh, va bene, quindi rimani sul diplomatico. Sì, sì. Mi piacciono tutti, sai quelle no, va bene. Scherzi a parte. Per quello che riguarda invece, oggi faccio un po' una carrellata di domande, no? Parlavamo di tante cose, effettivamente sempre legate al mondo, all'universo Harry Potter. Gerardo, invece, che cosa, a parte Harry Potter, a cosa piace Gerardo? Nel senso come stile?
parlando sempre di libri, quindi questo qua è un libro abbastanza fantastico. Tu sei sempre più Ah, del fantasy oppure vai... sì, diciamo che preferisco leggere, sì, il genere fantasy, anche se comunque leggo tutto, non ci sono sicuramente altre serie di libri, altre serie di fantasy che piacciono, però naturalmente io sono di parte, Diciamo che lì ti tocca, ti quindi ti tocca, tocca esatto, essere. non posso tirarmi indietro. Vabbè, c'è poco da fare. Senti, un'altra domanda alla chat. Innanzitutto, complimenti agli ascoltatori che questa sera sono molto attivi e questo ci piace perché vedi che c'è interazione. Questa è una delle cose che stanno anche alla base, no, di Radio Savage. Diamo spazio e voce a tutti, all'ospite, ma anche chiaramente a chi ci scrive e si fa sentire. Diciamo sempre dalla chat, ci chiedono qual è il film che meno ti è piaciuto, che non significa che non ti è piaciuto affatto, e perché. Qual è il Ta-da! film che Meno ti è piaciuto meno, diciamo così. probabilmente il calice di fuoco, probabilmente, se proprio dovessi dire, se ne dovessi dare una come risposta, per il motivo, diciamo, a me dispiace molto di quanto abbiano sbagliato in alcune trasposizioni. Quindi, se ti dico il calice di fuoco è perché alcune cose che dovevano essere poi dovevano essere nei film non hanno più messe dai libri ai film, e quindi per questo ti dico il calice di fuoco, E perché tra magari l'altro, è sì? quello che ha più discordanze, che ha più Sì, che ha... rispetto. eh sì. Sì. No, infatti ho intuito. E chiaramente da qui la domanda, anche se la stessa domanda, cioè lo stesso quesito ti viene posto anche per i libri, chiaramente. E qui invece come dove ti piazzi? Sempre il calice di fuoco oppure il libro che ti è piaciuto meno è un altro? E il libro, devo dire la verità, io li ho riletti, diciamo, poco fa, e quindi posso dirti che adesso, da un occhio più adulto, ti posso dire che naturalmente i primi sembrano un po' troppo banali rispetto agli altri, proprio perché c'è quell'approccio a una fascia di età che poi verrà poi man mano con l'avanzare dei libri, cambiata, avrà un'evoluzione. Quindi, se ti dovessi comunque dire uno di quelli che piacciono di meno, anche se comunque sono introduttivi e sono dei must, hanno venduto miliardi e miliardi e miliardi di copie, ti direi nei primi due, perché poi c'è un'evoluzione complessa dei personaggi e uno sviluppo della trama che va pian piano ad aumentare, a diventare sempre più bella e sempre più, diciamo. No, infatti hai reso l'idea. Tra Molto bene. l'altro, saluto Luca, scusami fa se parte anche lei intervengo. del team di... Dimmi. Se per un attimo non sei arrivato, Luca. Sì. Mi piace ogni tanto. Vedi, Gerardo, io ti avevo accennato che se non abbiamo qualche anomalia tecnica, non siamo contenti, vedi che doveva arrivare, però è arrivata nel momento giusto, a metà puntata, quindi ci sta, ha tenuto botta per un po'. Dicevo, ho visto adesso un messaggio che mi è passato testa di casa in chat, appunto di Priscilla, che tra l'altro oltre a, cioè, ci sta ascoltando, ti sta ascoltando ed è anche, fa anche parte dello staff di Radio Sites, conducendo la trasmissione lunedì sera, I due compari più uno. Chiusa parentesi, e ci scrive un papiro. Grazie Priscilla che hai scritto un papiro. E dice che lei si è appassionata a Harry Potter grazie agli ultimi due film, I doni della morte. Li ritengo dei veri e propri capolavori. Ora ho iniziato a leggere i libri. Non so se la domanda ti è già stata fatta, ma ti chiedo: ti piacciono più i libri o i film? Io al momento non ho una risposta. Bella questa casa che lei si fa le domande e si fa le risposte. Perché il film piace per gli attori e location, e credo che la Rowling, almeno per i primi due libri che sto leggendo, ha poche descrizioni. Non so se riuscirei a immaginare i personaggi in maniera diversa. Sono comunque curiosa di leggerli tutti. Lei, vedi, è una fan da poco tempo.
Non da poco, da poco tempo, quindi è anche bello vedere l'approccio di una persona che comunque è già matura, cioè non è una ragazzina, Sì. e sta avvicinando appunto ai riporter quasi al contrario, no? Nel senso che ha letto Certo. prima gli ultimi, scusa, visto prima gli ultimi film e quant'altro. Intanto grazie, no, figurati per il papiro, non, vai tranquilla, non c'è problema. Tornando a noi, caro Carissimo, tornando alla domanda che poi ci aveva fatto in tutto questo papiro, vabbè, la domanda era se ti piacevano più i libri o i film. Ne abbiamo parlato abbastanza questa sera, però magari se vuoi. No, io comunque volevo aggiungere solo una piccola cosa, che io ho iniziato a leggere dal quarto, quindi dal Calice di Fuoco, perché mi è stato regalato e quindi io sono entrato nel mondo di Harry Potter dal quarto libro. Poi ho fatto una Sei cosa, caduto in mezzo praticamente. esatto, ho fatto una cosa un po' strana, perché dal quarto sono arrivato poi alla fine, a finirlo tutto, e ho recuperato i primi tre. Quindi io diciamo che ho avuto una... sono partito a leggere il quarto. I primi tre li avevo visti solo al cinema e poi li ho recuperati man mano e mi ricordo questa cosa e quindi io con un consiglio che do a com'è che si A chiama? Così, Priscilla, Priscilla, che non è importante dove inizia, l'importante è che comunque recuperi i libri perché sono la base di quello che poi vede sul grande schermo. non è importante che tu sia Leone Gazzella, no, scherzo, nel senso che era bello come devi partire. No, bel consiglio comunque da Priscilla. Tra l'altro, colgo l'occasione per dire che anche Saius ha fatto la stessa cosa col diploma, cioè lui è partito dal quarto anno e è arrivato alla fine e poi è ritornato al primo perché gli piaceva, si vede. No, è un po' la stessa cosa. Che ora si è fatta, ragazzi? Qua il tempo vola, la girata. Parli, 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 vedi, alla fine poi il tempo vola, non mandiamo i brani e Saius mi cazzia nel fuori onda, no, scherzo a parte. Ma andiamo, caro, continuiamo con Berkeley Mellin, bella questa pronuncia, con Can't See Spring, sempre questo brano, chissà se sarà ancora voce e chitarra come il primo, sono curioso di ascoltarlo. Prego, Saius, vai col brano che dopodiché rientreremo sempre con Gerardo, in cui andremo veramente un pochino più nel tuo io, quindi attenzione dove andremo a parare. Prego, Saius. Benissimo, brano partito. Oh, catch a ray of sunlight. If it's not the clouds, she's staring at the moon. She said the future's now history. The ending of my years arrives too soon. Darkness absorbing all the light, drifting into everlasting night, facing all the love that hope can bring, but she can't see spring. No, she can't see spring. Snowdrops in the winter, a flower grows between the cracked concrete. But she's searching for the daffodils and grass that grows right underneath her feet. I'm not saying that I understand. God, I'm trying, I'm holding up my hand to live in spite of everything. But she can't see spring. No, she can't see spring. The ground on which we fight on is battered in the tears of angry waves. I don't possess the answers, but I can say I'm sure there'll be better days. Convoluted circles turning grief doesn't turn doubt into disbelief. The morning sun will not change a thing, but she can't see spring. No, she see spring.
22:40, caro Saiuz, che precisione, ma solo tu dai questi orari. Ritorniamo in diretta su Social Evolution. Questa sera, per chi si fosse perso l'inizio della puntata, stiamo conoscendo l'amministratore, cioè Geraldo, di Fa male morire è più veloce che addormentarsi, che appunto va a trattare, sta trattando Harry Potter nel tutto il suo universo, se vogliamo. Questa sera la chat, anzi la stragrande maggioranza delle domande è arrivata proprio dalla chat, e di questo me ne compiaccio, perché mi fate lavorare meno, fate tutto voi, meglio così. In tutto questo, grazie intanto anche a chi ci ha fatto i complimenti, però sei di parte, Priscilla, quindi non vale. Tra l'altro riporto anche quello che ci hai detto sulle bibliotecarie, che ti hanno guardato in maniera strana quando hai detto che cercavi libri di Harry Potter e mi hanno risposto che sono libri per ragazzini, e vabbè, e non sono aggiornate queste bibliotecarie ad oggi. Caro Gerardo, ci hai raccontato tanta roba, tanta roba, e in tutto questo traspariva veramente questa tua passione anche per un personaggio che effettivamente è nato da un libro, è diventato un fenomeno mondiale, e un personaggio con tutto ciò che c'è attorno ad esso. Dalla chat sono arrivati vari messaggi, non so se hai avuto modo di leggerli, caro Gerardo. Questo non te lo posso dire perché poi magari lo direi tu, se vuoi, verso la fine, quando i bimbi sono già a dormire, diremo citeremo questo messaggio. Adesso aspetta, me lo metto da parte, che così dopo te lo diciamo. Lo sto leggendo adesso, perfetto. Mentre che tu leggi quel messaggio di un anonimo, che adesso ci darai anche il suo nome, dai, così lo salutiamo. Ma io ho nome e cognome, vi do anche il codice fiscale se volete. E anche l'indirizzo, soprattutto. Anche l'indirizzo, no? Sì. Va bene. Detto questo, non ho dato invece abbastanza spazio a quell'omone che permette a Rado Saiuz di chiamarsi così, cioè Saiuz, e soprattutto che ci permette anche di andare in onda in qualche modo. Caro Saiuz, questa sera, visto che ti abbiamo portato, innanzitutto, sì, hai capito visto dove anche, sei? Ho visto. Okay. Portato cosa Gerardo. Ne pensi? No, scherzi a parte. No, l'età prima. Appassionato, si appassiona di qualcosa che lui non era ancora nato, da quello che ho capito, insomma, di Harry Potter. Quindi è un qualcosa di vecchio rispetto a te, vero Gerardo? Sì, per quanto riguarda i libri, sicuramente. Ecco, no, anche per perché è nato tutto da lì comunque. Parlo dei libri, perché poi in effetti sì. Harry Potter, insomma, sono i libri, sono nati quei libri, poi dopo tutto diventano film, mettere in film, ma è certo. A me piaceva il mago della scuola di Harry Potter, come si chiamava, quello lì che sembrava un cantante nostrano. No, ma il cantante è bellissimo. No, ma questo non si può sentire. Ok, perfetto. No, abbiamo capito tutti comunque di chi ti stai riferendo, giusto Gerardo? Questo non te la devo tradurre più o meno, no? No. Perfetto. No, io conosco poco, ho visto una sola volta un film di Harry Potter al cinema, però insomma non sono appassionato, perché anche per la mia età, insomma, perché non è certo. Né film né libri che riguardano me, però mi incuriosisce sempre questo fatto: tutte le notizie nuove su Harry Potter ci sono, oppure si parla sempre di cose, diciamo, un po' vecchie? È bella domanda questa. Allora, io, diciamo, il brand di Harry Potter in un certo modo si è concluso, perché io comunque non ho apprezzato molto tutto quello che è venuto dopo, quello, diciamo, dall'ultimo film in poi, perché comunque hanno, non so se sapete, c'è stata la rappresentazione teatrale che, diciamo, a Londra, di un altro, diciamo, capitolo di Harry Potter, che la Rowling ha detto che è successivo all'ultimo libro, quindi l'ha dato per canonico. Io sinceramente non ci vedo nulla di canonico, perché secondo me è una storia scritta male, tra l'altro non l'ha scritta neanche lei l'ha provata, quindi sì. Non è assolutamente nulla che non ha nulla a che vedere con gli Harry Potter, perché quelli hanno sì. Una storia a sé, e il ciclo si chiude come si apre, si chiude, quindi non ho apprezzato nulla di quello che è arrivato dopo, tranne naturalmente comunque sono nati nuovi brand, come non so se avete sentito parlare, Animali Fantastici, sì, ecco,
Quello è naturalmente qualcosa di diverso che però ha a che fare con il mondo di Harry Potter, ma non ha nulla a che vedere con Harry Potter. Sì, quindi diciamo il marchio, diciamo un termine un po' di... il brand, come dicevi tu prima, no? Che è un linguaggio anche da marketing, è Harry Potter, secondo diciamo, il tuo punto di vista e penso secondo i fan in Sì, genere, è quello, no? Cioè, è stato comunque... molto criticato diciamo, questa rappresentazione teatrale che è stata poi fatta una trasposizione al libro, che si chiama Harry Potter e la maledizione dell'erede, che appunto viene dato per canonico quando canonico, a mio avviso, non lo è assolutamente, non ha niente a che vedere. È forte questa cosa come un fenomeno così, no? Mondiale possa creare felicità e malumori con, no? Con poco, se vogliamo, nel senso che comunque Sì. per chi come me non sono un fan, l'ho visto, l'ho seguito, mi è piaciuto, per quello che riguarda chiaramente i film, e però non, è forte questa cosa come possa veramente spostare l'ago della bilancia in base a una decisione giusta o sbagliata da chi le pensa, insomma, queste decisioni. Detto questo, prima che mi inceppi e mi blocchi di nuovo come poco fa e mi impappini, carissimo, abbiamo parlato, detto tante volte, di tutto l'universo di Potter e abbiamo parlato forse poco di te, e poco di te inteso anche non come te personalmente, ma tu come vedi il mondo social. Quindi veramente sto facendo passo di palinfrasca. Questa è una di quelle cose che mi sto abituando sempre a chiedere a chi non è solo un utente appunto di Facebook, ma è soprattutto un amministratore. Quindi Sì, certo. Hai forse anche una percezione diversa da quella che posso avere io, di come, per quello che riguarda i giovani, ma anche i meno giovani, si muovono in questi contesti tipo Facebook o Twitter, Certo. Instagram e quant'altro. Secondo te, dove riusciremo mai ad arrivare con questi social? Cioè, io noto spesso che c'è una sorta di, cioè, se ne abusa, secondo me, Sì, di questi. assolutamente. Ormai i cellulari, i smartphone sono quasi un'appendice, diceva uno speaker qualche tempo fa, un'appendice del corpo umano, nel Il senso che corpo siamo umano. veramente con sempre il cellulare in mano. E molto di questo tempo è passato proprio su Facebook, no? Anche per quello poi forse i numeri sono così alti. Qual è il tuo punto di vista a riguardo? Cioè, nel senso, credi che sia troppo o alla fine i tempi vanno in quella direzione, quindi dobbiamo farci una ragione? Come la pensi? No, assolutamente no. Io sono del parere che tutto abbia il suo tempo, quindi magari l'essere social deve essere fatto, scusate. Deve essere fatto bene, quindi essere social, ma nel modo giusto, non strafare, non farsi una vita sui social, ecco, quello è sicuro. L quindi l'utilizzo comunque corretto. Sì, no, quindi insomma, anche perché lo chiedo a te che giustamente hai comunque 21 anni adesso, che ti piacciono, no? In questa trasmissione questa sera ci sono dei salti generazionali, c'è cioè, Saius che veramente potrebbe essere papà e anche un po' più di papà, forse anche il nonno, per verità che ha, però, quindi veramente ci sono dei salti se vogliamo, quindi mi piace capire un pochino i punti di vista. In tutto questo... Sorrido perché sto vedendo i messaggi in chat e ho fatto un errore a leggerli, perché effettivamente Giancarla, che credo che sia un nome fittizio, non posso leggere il tuo messaggio, non posso leggere il tuo messaggio, però effettivamente ti ricorderò perché è fantastico. Detto questo, ok, mi hai dato anche un tuo punto di vista per quello che Sì. riguarda, detto uno serio, per quello che riguarda il mondo social e in che direzione stiamo un pochino Se andando. posso, volevo Dimmi. aggiungere solo una cosa, che Sì. molte volte il lavoro che c'è dietro viene sottovalutato, cioè molte volte si dice, vabbè, un amministratore di una pagina viene comunque visto come qualcuno che lo fa sempre per passione, che ha bisogno, diciamo, di Sì. attenzioni, che non viene sempre, diciamo, messo da parte, ma non credo, molta gente non crede che comunque ci sia un lavoro dietro, che bisogna avere attenzione, bisogna comunque capire cosa fare e quando farla. Cioè, molte volte dice, vabbè, pubblica, allora tutti lo possono fare, pubblico una frase di Harry Potter all'orario qualsiasi, al momento qualsiasi, oppure pubblico una foto così. Non è così semplice. Sì. Io nel primo mese di pagina, non per, assolutamente non per vantarmi, lo dico solo perché
ho capito come arrivare. Nel primo mese ero arrivato comunque a più di 6.000 persone. E Sì. comunque è un traguardo che molte pagine non vedono, perché magari hanno buone idee, hanno buone capacità, ma non sanno usare il mezzo. Certo, no, è bella questa cosa che stai dicendo, nel senso che innanzitutto mi voglio allacciare a quello che hai detto all'inizio, nel senso di dire la gente talvolta non apprezza, non capisce, anzi, tutto ciò che c'è dietro, no? Quanto lavoro effettivamente ci sia, e forse noi con Social Revolution un pochino lo trasmettiamo, perché lo dicono tutti, quindi se lo dicono tutti vuol dire che sarà vera questa cosa, no? Sì. Non è niente di improvvisato, è tutto molto studiato, quindi, e questo si vede, soprattutto poi nel tuo caso che il team è fatto da una persona, quindi un team Sì. tutto sulle tue spalle, in cui devi, oltre a postare, avere l'idea, postarla, devi anche poi leggere i messaggi, quello che ti dici, insomma, c'è cioè, avendo un doppio triplo lavoro dove effettivamente rinnoviamo il messaggio all'inizio in cui cercasi collaboratore serio e competente e simpatico anche. Poi dopo il discorso invece che dicevi, anche dopo la seconda parte di questo messaggio che ci stavi dando, è condivisibile, assolutamente condivisibile, quindi lì veramente ho poco da aggiungere da questo punto di vista. Comunque, mi ha fatto comunque piacere che in questa chiacchierata di un'oretta noi, come visto, cerchiamo un pochino di conoscere innanzitutto la pagina, che poi è solamente la scusa, se vogliamo. Certo. Ci piace conoscere chi c'è dietro e anche che messaggi ci può lasciare. Finisco dicendo collaboratrice donna va bene, chiedo un anonimo dalla chat, Sì, e penso che vada bene tutto. Adesso, sì. sì, chi? Naturalmente ci sarà Ok. un test severo Ah, da certo. passare. Come quello che diceva Giancarla poco fa. Per quello che riguarda, però, scusate, guardavo l'orario, l'oretta sta già per finire qua, ragazzi. Come vedi, una chiacchierata abbastanza leggera, abbastanza tranquilla, soft, però effettivamente vola, il tempo vola. Ho ignorato, scusami, sai, se questa sera ti abbiamo un pochino messo in un angolo, ma in realtà sai bene meglio di me che quando partiamo a chiacchierare con l'ospite, poi ci dimentichiamo un attimo anche del padrone di casa che sei tu. Perdonaci per questo. Bello, non mi risponde neanche, quindi vuol dire che sta andando a Amen, dormire probabilmente. amen. Ok, amen, amen. Vabbè, andiamo verso, ci stiamo veramente incamminando verso la fine. Prima di mandare l'ultimo brano, che appunto ci farà andare a nanna, ti faccio una domanda che faccio a. Da sempre, da quando è nata questa trasmissione, a me siamo più di 20 puntate, credo, qualcosa del genere. Come tu pensai, sei stato referenziato da quei due pazzi dell'insolenza di Radio D2, ricordiamolo, Michele Gaetano, che veramente li ricordo con estremo affetto, anche che stasera poi ci hanno anche ascoltato e probabilmente ci hanno anche scritto in più di un'occasione, secondo me. Quindi già hai capito dove voglio andare a Sì, parare. Tu certo. non sei solo un amministratore, sei anche un utente di Facebook, quindi seguirai sicuramente, come tutti noi, delle pagine, e quindi ti chiedo appunto di consigliarmi. Quale pagine potresti, sarebbe anche bello sentire qui in radio su .radiosite.it con Social Evolution. Quindi io ti lascio la parola, così se vuoi consigliarmi queste pagine e contestualmente chiaramente lasciare anche un messaggio, un saluto agli ascoltatori che in quest'oretta ci hanno accompagnato questa sera. Prego, vai pure. Allora, io volevo consigliare due pagine che a me fanno morire da ridere, che non hanno nulla a che vedere con Harry Potter, quindi voglio Sì. proprio andare fuori tema. Sì. Una si chiama Andare ho visto, e non è altro che una pagina che contiene un sacco di video virali, diciamo, che fanno ridere, col dialetto barese. Che sono proprio caratteristici della zona. Si chiama proprio Andare, virgola, ho visto, che poi non è altro che una citazione a uno dei più grandi video, i più famosi della zona, che magari poi lo andrete a Ah, vedere e capirete sì. benissimo. Per quanto invece riguarda l'altra, volevo consigliare un altro must che secondo me deve essere insegnato a scuola. La pagina si chiama Elevata, vorrei agguantarla,
che non è altro che una pagina fan, tra virgolette, di The Lady. Non so se conoscete la serie TV che fa, come si chiama? Adesso mi sfugge la. Vabbè, comunque, è una Ah, serie. comunque ci Ah, siamo. di Lori del Santo, ecco, di Lori del Ah, Santo. ok, ho capito, ho capito. Ed è una pagina, tra virgolette, satirica, che anche questa ne inventano delle belle. Sì, diciamo che quella vena ironica che tu all'inizio della puntata ci dicevi che un po' ti mancava, no? Esatto, Forse la esatto. trovi abbondantemente. Esatto. Comunque, scusi tutto questo, sai, perché qua siamo sempre in multitasking, cioè abbiamo mille cose da fare, devo ascoltare te, rispondere chiaramente a te, come è giusto fare, devo guardare la chat, sai, c'è che dall'altra parte, no? Cioè abbiamo mille cose. Allora, sempre dalla chat, ma non pensate che sia così curioso chiamare Geraldo, nome nobile, un uomo che somiglia più a Massimo Boldi da giovane? Questa cosa è fantastica. Io non ti conosco, caro Allora, io devo Geraldo. dire, questi ragazzi sono purtroppo sono ai limiti della società, quindi hanno bisogno di un aiuto. Quindi faccio un appello, magari se c'è qualche buon psicologo, qualcuno che ci sta ascoltando, scriva alla radio perché ho bisogno di contatti. Esatto, che è vero che no, ma non per aiutarli, come oggetto di studio, dici tu proprio. Ah, Perché sì, certo. esatto, c'è Priscilla che consiglia: facciamo una puntata con gli amici di Geraldo. Guarda, potremmo fare un nuovo format, lo No, chiameremo guarda, gli amici di sì. Geraldo. Sì, Io ci loro sto. potrebbero Qualcuno dice condurre che senza problemi un programma radio. su questo, guarda, ottimo, li prendiamo in considerazione, vero Saius? Perfetto. Allora, Certamente. dai, ormai siamo alla fine, ti lascio. Se non l'hai già fatto, perché in tutto questo mi sono perso. Se vuoi salutare questi pazzi, Io tutti i pazzi sì, che allora sono. voglio salutare questi pazzi perché li conosco, diciamo, giornalmente, so benissimo chi sono, nome e cognome, tutto, ho tutti i dati di questi qui. Poi volevo ringraziare di nuovo quei due pazzi, quei due matti che io dico, li chiamo, diciamo, nel modo potteriano, i due babbani Babbani. dell'insolenza di RDD2, che comunque mi ogni tanto quando esce qualche meme la collaboriamo e ci facciamo un aiuto, diciamo, tra virgolette, a vicenda. Gli altri estranei a questo gruppo di matti, che magari sono fan della pagina, sono arrivati, quei pochi che sono arrivati dalla pagina. Niente, ringrazio voi soprattutto per avermi ospitato, è stato molto, molto piacevole. E saluta Paolo perché dice, E saluto Paolo. Paolo, dice lo sto scrivendo adesso. voglio specificare una cosa che devo dire in radio. Paolo, sei bellissimo. Ah, bene, bene. Credo che lui apprezzerà. Credo Sì, che lui apprezzerà. assolutamente, assolutamente. Intanto vedi, ringrazio col cuoricino. Che belle, che belli momenti. Guarda, neanche c'è posto per te. Ci sono queste cose. Allora, caro Saitz, come al solito, ti lascio la penultima parola visto che l'ultima me la prendo io. Certamente. Vuoi salutare l'ospite, ascoltatori, No, non mi è so, piaciuto ascoltare cane, Gerardo, cattive. anche se Sì. ripeto, non sono un fan, cioè, ho dovuto più alla mia età, insomma, l'interessamento di Harry Potter, però è stato piacevole ascoltarlo perché si è andata tranquilli a parlare un po' di tutto, insomma, e a smuovere anche un po' la chat che non solo ha posto domande, io non l'ho letta, ma anche, E insomma, ha non scritto da qualcosa di leggere, non da particolare. leggere. No, Vabbè. dico a qualcosa di particolare, insomma, che è stato scritto. Quindi saluto tutti i nostri amici ascoltatori e, come dice, mi piace dire, il condominio di Radio Saiuz. Ricordo che questa trasmissione verrà postata già da domani su YouTube. Su Facebook invece la trovate già subito appena terminiamo, quindi insomma, volendo rivederla da Facebook lo potete fare tranquillamente. Poi andrà nel palinsesto di Radio Saiuz come radio, solo in audio. Un caro saluto a tutti quanti. Ciao mamma, ciao papà, e ti ripasso la linea, Luca. Ok, perfetto, va bene. Siamo puntualissimi, 22:59, 23 in questo momento. Quindi, caro Gerardo, vabbè, faccio un po' il semiserio, come dico sempre.
Per quello che riguarda questa sera, innanzitutto ti ringrazio per la tua presenza che hai accettato positivamente l'invito, anche se mi hai risposto dopo non so quanti mesi, Sì. te la sei presa comoda, ma questa poi te la farò pagare. Grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito, ci hanno ascoltato e ci ascolteranno magari anche col podcast e a questi soggetti che hanno riempito la chat, che ci ha fatto piacere. Chiaramente ti saluta, caro Gerardo, anche il tuo amato Gianluigi Seneca. Quindi sappi che anche questo in chat è arrivata anche questa cosa qui. Va bene, Ovviamente ringrazio anche chi, ridendo e scherzando tra una battuta e l'altra, rende possibile trasmissioni anche come questo, come questa, e che ovviamente Saius, che come dico sempre, oltre al dare il nome al network, dà anche le reti e lo spazio per veramente dare lo spazio un po' a tutti, quindi questo ci piace. Detto questo, carissimi, carissimo, io ti saluto, ci aggiorniamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Social Evolution. Caro Saiz, io non so con quale brano vuoi chiudere te l'ho questa mandato il puntata, ma brano. immagino che rimarrai sempre con Berkeley Mellin, questo artista che stiamo facendo conoscere questa sera. Me l'hai mandato il brano? No, va Sì, bene. è Ah, me l'hai abbastanza. mandato. Allora, perfetto, Berkeley Mellin con l'ho perso. Comunque va bene. Berkeley Mellin, ascoltatevi questo bravissimo ragazzo, bravissimo artista che vi facciamo conoscere anche questi po' di brani di artisti. Vai, prego, sai, ci vai col brano. Buonanotte e ci vediamo con giovedì prossimo con Social Evolution. Ciao. Ciao a tutti, brano partito! This airy dust falls heavy on my head. This airy dust falls heavy on my head. The more I knew, the less was said. This pedestal is towering over me. This pedestal is towering over me. The more I look, the less I see. Stubborn the root that lies deep under me, buried beneath the last fruit of the tree. Autumn withers with the waning sun, the birds flying from sea. The wind will dance with embers from the fire while I'm caught on the wire. I'm sorry for I have no alibi. I'm sorry for I have no alibi. The more I feel, the less I cry. This roof will keep me sheltered from the rain. This roof will keep me sheltered from the rain. The more I have, the less I gain. Stubborn the root that lies deep under me, buried beneath the last fruit of the tree. Autumn withers with the waning sun, the birds flying from sea. The wind will dance with embers from the fire while I'm caught on the wire. Autumn withers with the waning sun, the birds flying from sea. The wind will dance with embers from the fire while I'm caught on the wire.